Ci troviamo ancora una volta su Corso Vittorio per raccontare la difficile situazione economica in cui si trova la stragrande maggioranza degli esercenti. Abbiamo qui con noi il presidente di Confcommercio, Andrea Alessandria. Ci troviamo di fronte ad un negozio storico, chi non ricorda la Standard, poi Oviese, racconta una storia importante nell'economia cittadina. Quando Vibo girava, la Standa funzionava a pieno regime. Cosa manca, presidente, di quel tempo? Allora, noi ricordiamo benissimo quei tempi dove Vibo era florida ed era veramente un piacere vedere camminare sul Corso Vittorio, il corso principale della nostra città, tutte quelle persone che poi erano insomma anche il motore un po' della città, che muovevano l'economia, muovevano la socialità. E adesso noi, per rilanciare appunto questa nuova proposta di Confcommercio in concerto con tutte le altre associazioni di categoria, proprio ieri abbiamo concluso un tavolo tecnico al Comune dove sono stati presenti l'assessore Carmen Corrado, il vicecomandante De Caria e l'ispettore Russo della Polizia Municipale, dove abbiamo avanzato questa proposta, poi costruito insieme alle altre associazioni, per l'apertura al traffico di nuovo su Corso Vittorio Emanuele. Questa deve essere presa solo, esclusivamente come una misura straordinaria per la possibilità di riaprire dopo la rigenerazione urbana le piazze definitivamente. Però nel frattempo crediamo che sia una grande, grande boccata d'ossigeno a questo corso, che altrimenti non troverebbe gli spazi per far parcheggiare gli eventuali avventori. Presidente, ma pensate che far circolare le auto su Corso Vittorio Emanuele possa risolvere la difficile situazione economica in cui versa la stragrande maggioranza delle attività commerciali, o ci sarà altro, i parcheggi? Allora, certamente noi non stiamo dando questa come soluzione. Questa è solo una piccola manovra per cercare di dare un aiuto al grido disperato dei commercianti, che abbiamo accolto e abbiamo preso insomma questa loro idea, perché è un'idea che parte, noi rappresentiamo sempre i commercianti. Quindi, partendo da questo presupposto, dico che è un grido d'aiuto da parte dei commercianti che è stato rivolto a noi, e noi come associazione di categoria, io in questo caso come presidente dei giovani Confcommercio, mi sono preso questa richiesta e l'ho portata al tavolo tecnico, dove è stata veramente accolta nella maniera più felice possibile. Quindi a breve dovremmo avere risposte dai tecnici, perché adesso è passata la palla alla politica, di quali saranno i tempi di questa apertura. Gli operatori commerciali, al di là dell'apertura del corso al traffico, cosa chiedono in particolare? Anche perché Vibo è un cantiere a cielo aperto, mancano i parcheggi, la gente è veramente arrabbiata, allora, perché non sa dove mettere la propria automobile. Quindi, oltre all'apertura, cos'altro chiedono? Allora, su Vibo il tema parcheggio è stato sempre un punto cardine. E quello che noi stiamo cercando, anche in concerto con la politica attuale, è proprio questa domanda: capire poi i parcheggi dove saranno, dove sarà possibile ubicare le macchine. E infatti noi come Confcommercio stiamo cercando anche un incontro con gli eventuali sindaci per capire quali sono le loro proposte, visto che si avvicinano le nuove elezioni politiche, le nuove comunali. E per capire quali sono le loro proposte anche riguardanti Corso Vittorio Emanuele e tutto il centro storico. Perdonami Andrea, al di là di questo c'è una pressione fiscale da far paura. Certo. Quindi Tari, poi ecco, l'acqua. Ricordiamo che finora eravamo. Voglio dire, abbiamo una pressione fiscale non più sopportabile dai commercianti. Ricordiamo che finora eravamo in perché non iniziare anche aprire un tavolo tecnico su
il possibile alleggerimento della pressione fiscale. Questo sicuramente sarà una delle bandiere che porteremo avanti per risollevare il Corso Vittorio e il centro storico. E noi anche cerchiamo di, appunto, ci siamo messi qui in questo punto preciso. Ecco la standa, speriamo che porti fortuna, la vecchia e gloriosa standa. Cerchiamo appunto di portare proposte valide che possano risollevare il territorio, una delle quali la richiesta da parte delle associazioni di categoria, in primis dalla nostra, di far acquisire al comune questi locali che attualmente sono privati, quindi sia l'OVS sia gli ex magazzini Grillo, per lasciarli a disposizione del comune per eventuali manifestazioni, per ospitare per esempio delle fiere itineranti di prodotti tipici calabresi, ospitare sagre, ospitare presentazioni. Questa sarebbe una boccata d'ossigeno immensa per il territorio, avere due punti comunali o anche almeno uno dei due punti che possa essere un punto di riferimento per il comune, per tutte le manifestazioni comunali. Ecco, relativamente ai centri commerciali, se ne stanno aprendo veramente tantissimi. Il comune ha intenzione di aprirne altri? Questo lo deciderà la nuova politica. Perché le difficoltà economiche nascono a partire dai centri commerciali. Muore il commercio a Vibo Valentia anche per questo. Le vostre sollecitazioni. Io credo che questo non sia al 100% vero. Non credo che il centro commerciale sia stato veramente... Certo, ci ha messo del suo, ma anche i commercianti del corso devono essere sempre competitivi con le loro proposte, perché noi vediamo anche altre realtà dove comunque ci sono i centri commerciali e i corsi funzionano bene. Bisogna semplicemente riuscire a trovare la quadra tra le due. Il giusto equilibrio. Sì, il giusto equilibrio. Ecco, per aprire una nuova attività commerciale, lei lo consiglia ai giovani se vogliono intraprendere? Noi non solo lo consigliamo, ma abbiamo aperto un bando che è il bando di Fincalabra, dove è aperto gli under 35 con un enorme fondo perduto, aggiungerei, proprio per aprire su Corso Vittorio Emanuele, una delle località dove si può aprire è Corso Vittorio Emanuele, e c'è uno sportello negli uffici comunali a disposizione per qualunque richiesta e per qualunque domanda su quelle che sono le indicazioni precise per poter partecipare al bando. Noi spingiamo ad aprire, non solo spingiamo, ma cerchiamo proprio di finanziare concretamente le aperture sul corso. Usciremo da questa situazione di crisi? Sicuramente sì, ci sarà un rilancio anche vista la rigenerazione urbana che finirà, anche se adesso vediamo Vibo un cantiere, questi cantieri finiranno e ci sarà sicuramente un nuovo volto nella città di Vibo Valentia. Grazie Presidente. Grazie a voi.